Ok ragazzi, cominciamo. Allora, comunicazione di servizio domani. Ascoltatemi, poi lo scrivo anche su, faccio anche il post. Domani iniziamo la lezione a mezzogiorno e mezzo. Purtroppo, perché ho un problema io. E facciamo una lezione un po' strana, nel senso che faccio una mezz'ora di lezione fino all'una, poi faccio un quarto d'ora di pausa e poi faccio tutta l'altra lezione. Praticamente ho una riunione, qui devo andare assolutamente almeno per un quarto d'ora per filmare. E quindi mi serve un quarto d'ora di tempo, vedrete, succedono queste cose, per colpa dell'educazione italiana, bisogna fare questo e altro. E quindi mi serve un quarto d'ora di tempo dall'una all'una e un quarto. Ok, quindi si comincia a mezzogiorno e mezzo. Mezz'ora di pausa, con l'occasione domani vi do anche il questionario di gradimento del corso, quelli cartacei, siete presente? Così in quel quarto d'ora lì vi faccio il caffè da tempo, ok? Chi vuole bere un caffè nel frattempo fate quello che volete e poi quando torno ricominciamo la lezione. Ciao a tutti, poi vi metto su Telegram, vi metto il post con i dettagli. Allora, poi Oggi, in qualche modo, concludo la parte su ottimizzazione libera, okay? Quindi ottimizzazione delle funzioni più variabili, e vi la concludo con uno o più esercizi, facciamo assieme, faccio la lavagna, poi faccio sul tablet, ricordandovi di volta a volta cosa posso chiedervi, all'esame. Okay? Ci manca poi un ultimo argomento che faremo tra domani e mercoledì, molto importante, anche quello ci sarà all'esame, ed è ottimizzazione vincolata. Quello sarà il punto di partenza su cui si basa poi la parte che farete di microeconomia. Quindi è un argomento estremamente importante. Vedrete, niente di particolarmente difficile, ma ci mancano le ultime due lezioni con l'ultimo argomento. Adesso ci torniamo un attimo indietro, ok? È quello che più interessa a voi, e cioè l'esame. Cosa possiamo chiedermi di funzioni a più variabili? Ve l'ho già detto. Calcolo del gradiente di una funzione in un punto. Siamo tutti? Adesso vi faccio subito un esempio di cosa posso chiedervi. Poi, posso chiedervi l'entrata di una matrice hessiana in un determinato punto. Ok? Non tutta la matrice hessiana, ma ad esempio l'elemento di posizione 3, 1 della matrice hessiana calcolata nel punto tot. Poi posso chiedervi, terzo esercizio, allora due punti il primo, un punto il secondo, due punti il terzo esercizio di ottimizzazione. Quello è quello più, in qualche modo, più vario e più difficile. Perché? Perché posso chiedervi di calcolare il punto stazionario di una funzione. Ok? Ma posso anche chiedervi, calcolami il minimo locale, il punto di minimo locale di questa funzione. Quindi non basta gradiente uguale vettore nullo, ma serve
tra i punti che soddisfano gradiente uguale vettore nullo, trovami anche quello che ha la matrice hessiana definita in un determinato modo. E cioè, se vi chiedo un minimo locale stretto della funzione, dovrete far sì che la matrice hessiana sia minimo locale stretto. Minimo, riguarda la parabola sempre, minimo. La parabola è fatta così, cos'è che ha? La A maggiore di 0, quindi definita positiva. Ci siete? Massimo locale stretto, definita negativa, ok? Parabola rivolta verso il basso, A negativo, e quindi mi ricordo, se A negativo, deve succedere che la matrice hessiana sia definita negativa. Ultimo, un'altra cosa che posso chiedermi, trovami il punto di sella. Ok, quindi voi dovete andare a cercare tra i punti stazionari quale ha la matrice hessiana come indefinita. Cosa vuol dire che la matrice hessiana è indefinita? Che non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa. Ci siamo? Ultima cosa che possiamo chiedervi è quella che faremo assieme domani o dopodomani, è il calcolo di un punto stazionario per un problema di ottimizzazione non più libera ma vincolata. Ok? Non penso di riuscire ad introdurvelo oggi, forse lo introduco con un piccolo esercizio in cui cerchiamo di capire che cosa accade graficamente, ma lo vedremo sicuramente domani. E cioè vedremo che assieme nell'ultimo esercizio possiamo chiedere, noi in matematica lo chiamiamo ottimizzazione, e cioè ottimizzazione libera o ottimizzazione vincolata. Ok? E quindi lo chiudiamo domani. Per adesso vi è chiaro intanto all'esame? Poi nelle domande di teoria sicuramente io vi chiedo qualcosa su, sto parlando adesso dell'ultima domanda di teoria, di ottimizzazione, vi chiedo, vi do una matrice hessiana e vi dico dimmi se è definita positiva, semidefinita positiva, indefinita e via così. Una matrice qualsiasi simmetrica e vi dico, senza che dobbiate calcolarvela, vi dico dimmi cos'è questa matrice qua. Oppure vi dico, una funzione ha in un punto, una funzione ha nel punto 1, 1, la funzione ha 1, 1 come punto stazionario e la matrice hessiana calcolata in 1, 1 è indefinita. Cos'è il punto? E sotto trovate le alternative, massimo locale stretto, minimo locale stretto, punto di sella e via così, ok? Oppure, oggi adesso lo riguardiamo, una delle cose che dobbiamo fare oggi è questa, una funzione ha la matrice hessiana che è sempre definita positiva, in ogni punto del suo dominio, e il dominio è un insieme convesso, ok? Allora, se il gradiente è uguale a vettore nullo, se in un punto il gradiente è uguale a vettore nullo, cosa possiamo dire di quel punto? Massimo locale stretto, minimo locale stretto, massimo globale, minimo globale, se è definita positiva, vedo definita positiva, è un minimo globale però, perché quello che succede è la stessa cosa che succedeva con le funzioni che erano convesse. Ok? Oggi lo ripetiamo, con calma. Andiamo con l'esercizio e ci prendiamo a partire da un esercizio. Prendiamo uno di carino, tipo questo. Ok, allora, adesso questo esercizio qua lo declino in le tre tipologie di esercizi che potete trovare all'esame. E cioè, dimmi quanto fa, domanda 18, ok? Domanda 18 dell'esame, trovami il gradiente e dimmi quanto vale il gradiente della funzione in questo punto, nel punto 1, 1. Poi, altra domanda d'esame.
dimmi quanto vale l'elemento 1, 2 della matrice hessiana della funzione f calcolata nel punto 0, 1. Domanda numero 18, 19 vale un punto, quella sopra vale due punti, quella sopra vale un punto. Poi, calcolare il punto di sella che si trova nel semipiano x maggiore di 0. Naturalmente, ragazzi, sono separati tra loro, non è sempre la stessa funzione, ok, all'esame. Ogni volta abbiamo una funzione diversa, in maniera che se per caso ci sbagliate, non sbagliate tra 5 punti d'esame, ok, 4 punti d'esame. Ma speriamo che no, se uno commette un errore, di solito ne commette uno, se ne commette tre, di solito non si parla delle fasi. Ma chiaro? Vedete? Quindi, questo vale due punti invece. Questo vale due punti, questo vale un punto, questo vale due punti. E abbiamo ripassato un po' tutta quanta la parte che abbiamo fatto fino adesso. Cominciamo? Lo dite? Allora, via che andiamo. Facile, ragazzi. Anna, è da tanto che non sento Anna. Dove è Anna? Il viaggio. Perché? E lei? E lei? Anna, vai! Vedi che un poco mi ricordo. Vai, Anna! Vai, gradiente! Allora, gradiente cosa è composto? Abbiamo una funzione di due variabili dalle derivate parziali rispetto a x rispetto a y. Quindi stiamo facendo il gradiente di questa funzione. Vai! 2xy, bravissima! Più 2x. Allora, cosa ha fatto Anna? Ha fatto la derivata fatta rispetto a x tenendo la y come una costante. Quindi, nel primo addendo ha portato fuori da y, ha fatto la derivata di x alla seconda, poi ha fatto la derivata di x alla seconda che fa 2x e poi la derivata di meno 2y fatta rispetto a x la posto uguale a 0 perché y è come se fosse una costante. Vai? Perché x alla seconda meno 2? Di nuovo, questa volta derivo rispetto a y, quindi x alla seconda è una costante, la porto fuori, la derivata di y rispetto a y è 1 e la derivata di meno 2 rispetto a y è meno 2. Chiaro per tutti? Adesso dobbiamo trovare cosa? Il gradiente di f nel punto 1, 1 se non sbaglio, giusto? Allora, 2 per 4, virgola, meno 1. Su Moodle scriviamo 4, virgola, meno 1, senza spazi, con la virgola e senza il segno più davanti alla 4, perché abbiamo detto che il segno più non va mai messo davanti ai numeri positivi. Chiaro per tutti? Siamo? Facile, no? Secondo esercizio. Questa volta Anna la lasciamo stare adesso e andiamo di qua. Qui sentiamo sempre ragazzi. Adesso cerchiamo un po' di
ricordo più nomi, perché ma una volta non mi ricordo più nomi. Elena, vai Elena. Adesso facciamo quello sulla derivata tangenziale. Ok, allora, a te Elena. Torniamo indietro, qui, e guardiamo. Dobbiamo trovare l'elemento 1, 2. Ok, attenti ragazzi, questo è un suggerimento che do a Elena e a tutti quanti. Quando all'esame, quando vi trovate questo qui, state attenti. Perché? Perché l'elemento 1, 2, cos'è che significa? Allora, significa che dobbiamo trovare che cosa? La derivata seconda di f fatta rispetto a x, y, oppure derivata seconda di f fatta rispetto a y, x, per la simmetria, giusto? Della matrice essiana. Attenti che non è sempre, in qualche modo, viene lo stesso risultato, ma il procedimento può essere diverso, cioè è sicuramente diverso. E a volte una strada è più facile dell'altra, in questo caso una funzione è molto facile, ok? Ma l'esame, dove naturalmente non è una funzione in cui dobbiamo lavorare, poi possiamo dare funzioni un po' più incasinate, magari fai la derivata rispetto a x, rispetto a y, per prima cambia, ok? Perché si semplificano un sacco di cose. Quindi attenti, scegliete dove volete fare, in modo da metterci meno tempo possibile, non avete tanto tempo all'esame, quindi è fondamentale provare a pensare alla derivata rispetto a tutte quelle variabili. Poi, vi ripeto, in questo caso è estremamente facile. Seconda cosa, attenti, non vi chiediamo di calcolare tutte le matrici essiane, non perdete tempo inutilmente, ok? Io adesso le calcolo tutte, perché poi mi servirà. Però lì servirebbe che prendiamo quella e facciamo altro, perché quello che abbiamo in mente noi è, se sapete calcolarne una, sicuramente sarete in grado di calcolare tutte le altre. Bene, vai Elena, scusami, ti ho interrotto, vai. Allora, cosa che hai preso? L'hai derivata rispetto a y, ottimo. Basta, esattamente, 2x. Quindi, attenti, adesso che ho sbagliato un po' la notazione, era meglio se la mettevo così. Attenti, che se mettevo le variabili, perché questa è nel generico punto xy, questa è nel generico punto xy, e allora invece serve rispetto a x e y del punto 0, 1, giusto? Quindi? 0. Che su Moodle scriviamo 0. Ottimo, grazie mille. Ragazzi, ritorna. Chiamo per tutti. Guardate, permettetemi di calcolare tutte le matrici essiane, tanto poi ci serve. Ok? E quindi la matrice essiana in un generico punto xy sarebbe uguale a... Mi aiuti, Elena? E ci mettiamo già 2x qui. Anche sotto mettiamo 2x contro. Dite che di nuovo è giusto, ragazzi, perché dovrei prendere questa, che è la derivata parziale fatta rispetto a y, e siccome sono la prima colonna, derivata rispetto a x. Vedete che viene 2x di nuovo? Ok? Poi questa invece la deriviamo rispetto a x, che ci dà? Viene fuori 2x e 2. Bene. Devo derivarla rispetto a y. Sì. Ragazzi, chiaro per tutti? Attenti. L'importante è ricordarsi una cosa. Questa è la matrice essiana nel punto generico xy. Ok? Poi, su un punto stazionario, la matrice essiana non in un generico punto, ma in un punto specifico, esattamente nel punto, nei punti in cui il gradiente diventa vettore nullo, ok? Quindi nei punti stazionari. Infatti adesso facciamo il terzo esercizio, e cioè a partire
dal gradiente, andiamo a individuare i punti stazionari di questa funzione. Come vedete, questo è un sistema non lineare, ok? E non lineare è utilizzare quello che viene chiamato la legge dell'annullamento del prodotto. Allora, legge dell'annullamento del prodotto, due equazioni. Ad esempio, prendo la prima, ci raccolgo x e ottengo. Anzi, 2x e ottengo y più 1. E quindi devo in qualche modo fare un processo che si chiama cioè, in una delle equazioni, cerco di scrivere quell'equazione come il prodotto di due fattori. Adesso cosa succede qua? Vive di vita propria. Spero che funzioni. Mi dà che funziona, però. C'era scritto? Non neanche guardato. Si vede che parlo troppo forte. Allora, torno indietro. Allora, mi serviva che voi aveste in mente l'idea di come possiamo staccare le due soluzioni. Ritorno qua, ragazzi. Mi avete seguito o no? Quindi ho un prodotto uguale a zero, significa il primo pezzo uguale a zero, oppure il secondo pezzo uguale a zero, e la discussione la rompiamo nei due pezzi uguali a zero e portiamo avanti le due discussioni. Guardate, la prima cosa ci dà? Vedete che è impossibile la prima, perché ci darebbe meno 2, x uguale a zero, e quindi meno 2 uguale a zero. Impossibile. Quindi da qui non ricaviamo nulla. Speriamo ci vada meglio dall'altra parte. Qui ci viene y uguale a meno 1 e sotto x uguale a meno più radice di 2. Quindi x uguale a meno radice di 2 e y uguale a meno 1, x uguale a più radice di 2. Domanda? Potrebbe esserci un risultato di questo tipo nel compito? No. Perché? Perché logaritmi, radici, potenze non ci saranno mai. Okay. Però lasciatemelo fare perché era un esercizio particolarmente facile. Okay. Quindi per raccontarvi tutti i pezzettini andava benissimo. E cosa abbiamo trovato adesso? Quei due punti lì che sono due punti stazionari. Ok, allora, voglio andare ad analizzare il comportamento della matrice hessiana nei due punti stazionari. Perché questo mi dice cosa sono quei due punti lì. Ma
la mia che era 2y più 2 2x quindi la matrice hessiana calcolata nel punto meno 1 meno radice di 2 vale allora me 0 meno radice di 2 meno 2 radice di 2 per carità meno 2 radice di 2 0 ho fatto giusto? Ricordiamoci un attimo di sì, 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 hai ragione, copiando, hai perfettamente ragione. Grazie mille, gentilissimo, scusami. E ho invertito l'x con la y. Sì. È un mondo triste. Sempre detto io. Meno radice di 2, meno 1. Grazie mille, ragazzi, gentilissimi. Allora, attenti ragazzi, adesso voglio ripassare assieme a voi un po' tutto. Ok, in maniera che ho dispersi di mercoledì scorso, si possono recuperare, c'è un messaggio. Chi è che lo guarda? Speriamo che sia una cosa... Speriamo che l'audio funzioni. No, niente, non c'entrava una mazza. Allora, no, pensavo che ci fosse qualcuno che mi diceva che non funzionava l'audio, ma speriamo vada. Allora, adesso ripassiamoci un attimo le matrici velocemente, le ripassiamo tutte e magari ci ricordiamo bene cosa dobbiamo fare. Allora, data una matrice di questo tipo, dobbiamo calcolare, farci una tabellina così, fare ordine... Tabellina così. Di fare ordine. L'ordine va da 1 fino al delle variabili. Ok? Quindi questa è una funzione a due variabili, avrà ordine 1 e 2. Come facciamo? I minori principali li otteniamo dalla matrice. Adesso ascoltatemi bene. I minori principali li otteniamo dalla matrice eliminando, attenti, lo stesso numero di riga e di colonna. Mi spiego. Io adesso devo trovare, vedete, determinanti di matrici 1 per 1, perché l'ordine è 1. Allora, quante righe e quante colonne devo eliminare su questa matrice? Per ottenere una matrice 1 per 1, una riga e una colonna. Com'è che posso eliminarle? Beh, posso eliminarle in quattro modi diversi. Perché posso eliminarle così in due modi e così in due modi. Ma i minori principali sono quelli nel quale se elimino la prima riga, devo eliminare anche la prima colonna, ok? Quindi, se elimino la prima riga, devo eliminare anche la prima colonna. 0. Se elimino la seconda riga, devo eliminare anche la seconda colonna. Ok? Quindi, come sa perfettamente Emil, che è diventato un esperto a riguardo, quali sono i minori principali di ordine 1? Gli elementi? Quali sono i minori principali di ordine 1? 0 e 0, c'è sempre gli elementi della diagonale principale, ok? Gli elementi a diagonale principale sono i minori principali di ordine 1. Quali sono invece, se invece ho una matrice 2x2 e devo trovare un minore di ordine 2,
quante righe e quante colonne devo cancellare? Zero righe, zero colonne, tutta la matrice determinante uguale a? Allora, meno, meno, più, meno, meno, e ho 2, 4, 8, giusto? Fatto giusto? Oh, torna? Ritorna meno, meno, più, e poi metto il meno, cambio. Mentre i minori principali, mentre i minori principali di guida sono in parte i minori principali, alcuni dei minori principali. Quelli sono facilissimi da calcolare. Si parte dall'angolo in 80 e quanto è l'ordine? Qui arrivo a 2. Questa. Bene. Questa è uno, è quello, quello di non so cosa posso fare. Boh. Vediamo che vada. Allora, attenti ragazzi. Adesso, a partire da questa tabellina, ci ricostruiamo tutto. Perché? Adesso mi disarmo. Ok, mi disarmo. E voi mi ascoltate però. Minori principali, minori principali di guida sono tutti maggiori stretti di zero, quindi tutti strettamente positivi. Allora abbiamo a che fare con una matrice definita positiva, e una matrice definita positiva è l'equivalente per la parabola rivolta verso l'alto, quindi ho un minimo locale stretto relativo stretto. Poi, cosa succede invece se l'altra caratterizzazione è un massimo locale stretto, ok? E nella matrice, nella parabola avremmo che la A, la parabola deve essere negativa, vi ricordate? Qui succede un po' di analisi. La A ordine 1 positivo, e poi cambiano il segno, si dice alternano il segno a partire dal segno meno, ok? Poi vi farò vedere perché succede questa cosa qui, ok? Ma fidatevi, perché sia definita negativa, minore principale di ordine 1 strettamente negativo, minore principale di ordine 2, minore principale di ordine 3 strettamente negativo, e così via. Siamo al terzo segno. Nel nostro caso è definita positiva o definita negativa? Non è definita positiva. C'è sto zero qua che ci ha già rotto tutte quante le scatole. Basta, fine. Allora, dobbiamo passare a matrici semidefinite. Le matrici semidefinite, una matrice semidefinita positiva, quando, attenti, allora, è l'equivalente della, ok? E quindi definita, semidefinita positiva e semidefinita negativa hanno a che fare con le condizioni
sono necessarie al secondo ordine, non sufficienti. Quindi quello che andremo a caratterizzare in quel caso sono candidati punti di massa locale. Non possiamo essere più precisi di così. Candidato vuol dire soddisfa le condizioni necessarie, ma non quelle sufficienti. Quindi servono ulteriori analisi per capire che cosa sia questo punto. Mi avete seguito? Bene. Quando è semidefinita positiva? Facile. Quando tutti i minori principali sono maggiori o uguali a zero. È come quella definita, ma basta mettere l'uguale. Ok? Di nuovo, quando è semidefinita negativa? Quando tutti i minori principali alternano il segno o sono uguali a zero. Quindi c'è il minore uguale a zero, questo minore uguale a zero, questo maggiore uguale a zero, minore uguale a zero e così via. Domanda. È semidefinita positiva. Perché? È questo che crea casino. Questo dovrebbe essere maggiore uguale a zero. È semidefinita negativa. Eh no, perché questo è minore uguale, ma questo maggiore uguale alterna lo segno. Ci siete? Quindi non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa, è quindi indefinita, e la matrice indefinita è l'equivalente del punto di flesso a tangente orizzontale. Funzione e quindi un punto di sella. Sì, ragazzi, dai, vedete, mi sembra. Facciamoci anche l'altra. Adesso vado un po' più veloce perché sennò mi... Sì? Adesso arrivo. Mi lasci un secondo solo che mi copi la matrice, sennò poi mi perdo. Dimmi tutto, non ho visto la domanda. Se venissero tutti zero. Allora, se venissero tutti zero, non avremmo informazioni fondamentalmente. Ok? Perché sarebbe contemporaneamente sia semidefinita positiva sia semidefinita negativa. Tuttavia, se viene zero e tutta zero, vuol dire che questa, se ci pensi, che questa matrice è secondo uguale a zero. Mi servirebbe qualcosa. Però non è, o se vuoi, è contemporaneamente semidefinita positiva e semidefinita negativa. Quindi sarebbe un punto che contemporaneamente, come punto, è candidato massimo e candidato minimo. Mi spiego più in dettaglio, guarda, attento. Mi spiego, riesco a spiegarmi però bene, tornando alle funzioni di una variabile. Da questa cosa qui a questo come grafico, perché vedi, è una funzione che è sempre negativa tranne nello zero. Studiamo, allora vediamo cosa succede. F primo uguale a meno x alla terza, f secondo di x è uguale a meno 12x alla seconda. Adesso, se tu osservi, lo zero soddisfa a questa. Quindi, se tu osservi, avrai che f secondo di zero è uguale a zero. Che è essenzialmente la matrice hessiana tutta fatta di zeri. Infatti, quel punto lì, a priori, non posso dire né che è un punto di massimo locale né un punto di minimo locale. Soddisfa contemporaneamente sia le condizioni necessarie al secondo ordine sia le condizioni sufficienti al secondo ordine. È un punto qua spiegato, perché non so cosa dirvi. Ok, ci siamo? Ed è il suo equivalente, la matrice siana fatta tutta di zero. Servirebbero andare nei dettagli, servirebbe un'ulteriore analisi per capire cos'è. Ecco, non siamo a carogne così, e sulle quali riuscite ad orientarvi senza difficoltà. Però un'ottima domanda. E prima la prima risposta in realtà è sbagliata, perché io dico, non è niente. In realtà no.
no, è temporaneamente. Candidato minimo. Questi sono uguali, sempre uguali. E volte che qui sono uguali, è sempre se ne tiro, non lo so. E... no, non mica vero. Cioè, questi due sono sempre uguali, ma questi no. No, adesso ti faccio un esempio. Allora, però prima mi lasciate fare finire l'esercizio. Allora, ragazzi, ci siete? Allora, ordine, minore principali di guida. 1, 2. Allora, minore principali 0, 0. Minore principali 8. Meno. 0, meno 8. Quindi? Ci siete? Piano. Ma cosa fate voi in questo? Okay. La X che sta nel semipiano negativo, però cosa succede? Che non so se sia un punto di sella. Questo qui siamo, vi diciamo, trova il punto di sella. Trova il... se non c'è nessuno, dovete dire aperta la tonda, più tonda. Ok, quindi possiamo. Anche le condizioni al secondo ordine. E cioè, a questo punto abbiamo detto, l'unico punto che ci interessa è questo e lo studiamo nell'altra slide. Eccola qui, dove abbiamo veramente trovato che è un punto di sella. Allora, qual è che è? Cosa dovremmo inserire in Moodle? Qual è il punto di sella che sta nel semipiano positivo? Aperta la tonda, radice di 2... virgola meno 1, chiusa la tonda, attenti, ricordandovi che il radice di 2 non ci sarà mai all'esame, ci sarà un 2, tipo 2 meno 1, ok, ma quello se mi avete seguito nel corso ormai avete capito come funziona. E questo era un esercizio carino perché era facile e mi permetteva di farlo tutto quanto assieme. Vi ho risposto alle domande. Dimmi, sono qua, dimmi.
Poi perché alterna il segno? Perché alterna il segno? Pensate a questa matrice qui. Questa, ascoltatemi, questa è una matrice chiaramente definita negativa. Perché guardate, vi ricordate cosa vuol dire? Dire che se io prendo xy e lo moltiplico di qua e lo moltiplico di qua, devo trovare il segno di questo oggetto. Ok? Chi è che mi fa il prodotto dell'asse per il vettore? Luca. Luca, c'è Luca Riccardo? Luca Riccardo? Non c'è. Ma c'è uno che si chiama Luca? Sì. Questa matrice per questo vettore, riga per colonna, ok? Quindi, ok? Capito? Quello fatto Giacomo. Questo vedete che è chiaramente minore di 0, ok? Vedete che è minore o uguale a 0 per ogni xy diverso da 0, 0. Quindi questa è una matrice che è come? Definita negativa, ok? Il significato di definita negativa è quello, e cioè mi spara fuori per l'esattezza, lo lasciamo stare e torna lì. No, è molto più utile quello di prima, però qui volevo cercare perché quando lo studio queste cose qua dico cacchio, definita positiva, minore principale di guida, maggiore rispetto di 0. Definita negativa, minore. Ok, uno si immagina così, ma vedete che il mondo è triste, e non purtroppo funziona così. E uno dice alterna, ma perché devono alternare il segno? Quindi alternano il segno perché gli avete tutti e due negativi, il determinante della matrice mi diventa. Oh, vedete? Attenti. Ordine minore principali. Quella lì è palesemente attiva. Guardate, quando io faccio, vado a calcolare i minori principali, cosa mi succede? Che il primo è negativo. Ma il secondo, visto due i negativi, mi diventa strettamente positivo. È lì che nasco. Ok. Più uno. Uno si aspetterebbe, e cioè definita negativa vuol dire il primo negativo. E poi tutti alternano il segno. Quindi meno più meno che per moltiplicare un numero pari di volte. È molto triste e quindi Emilia ha chiesto prima, prof, ma a me sembra che
quando la matrice è non solo è simmetrica, cosa che succede sempre perché la matrice è, quello che mi sembra è che il parametro c'è scritto di conto. Ma quello che mi sembra è che quando anche gli elementi sulla diagonale costantemente una matrice indefinita. È vero? Adesso vediamo. E cioè x più ty, virgola, 2y più tx. E quindi, vediamo se ho fatto giusto intanto. E quindi la matrice hessiana è... Allora, in un generico punto è 2 t t 2. Tutto giusto? Perfetto. Allora, lo vedete un punto stazionario di questa matrice, di questa, vedete chi è il punto stazionario? Si vede ad occhio? Quasi. Chi è? Chi è il punto stazionario? Dai, mirate che ve lo faccio. Però vi picchio un po' dopo, come ho fatto, bravissimo, 0,0. Allora, per l'esattezza forse bisognerebbe mettere una condizione, guarda, facciamo i bocconiani, è 0,0 a patto che, vediamo se lo vedete, dai, è più diverso dal numero, perché vedete, attenti, vedete questa è... Questo è un sistema lineare, vedete, è un sistema lineare, vedete, xy in xy, quindi il determinante di questa matrice, della matrice associata è 4 meno t quadro. Lo vedete? Picchiate lui, picchiate me. Vedete che è 4 meno t quadro il determinante, dai. Ma porca. Meglio così. Quindi se t è diverso da dai, se t è diverso da più e meno 2, allora il determinante è diverso da 0 e quel sistema ammette come unica soluzione x uguale a 0 e x uguale a 0. Ok? Guardate questo esercizio che vi chiediamo. Ok? Questo qua è trova le soluzioni di un sistema omogeneo. Ok? Quando il determinante è uguale a 0, allora c'è un sottospazio di soluzioni. Quando il determinante è diverso da zero c'è un'unica soluzione. Mi viene da ridere. Allora, occhio! Dai, è difficile. Dai, lo ripeto ragazzi, mi avete seguito. Ripeto? Allora, occhio, attenti. Sono tornato ai sistemi lineari. E ho studiato il sistema lineare a x uguale a 0. Ok? A x uguale a 0. E abbiamo visto com'è che è fatta la soluzione di un sistema a x uguale a 0? È fatta. Intanto, per quei sistemi lì che si chiamano sistemi omogenei ammettono sempre soluzione. La soluzione banale x uguale a 0, x uguale a 0 c'è sempre. Vedete? Se voi mettete 0, 0, lì è tutto morto, vedete? 2 per 0, 0, t per 0, 0, 0, 0, quindi 0 uguale a 0. Allora, quella lì è l'unica soluzione, se e solo se il determinante di A è diverso da 0, perché se il determinante di A è diverso da 0, posso calcolare la matrice inversa, moltiplicare una parte dall'altra e mi viene x uguale matrice inversa per 0 che fa 0. Basta, finita. Se il determinante invece è uguale a 0, allora vuol dire che c'è
ci sono infinito alla top soluzioni, ok? Ci sono sicuramente infinite soluzioni. E ci sono infinite soluzioni e quindi bisogna calcolarle utilizzando il metodo di Gauss, l'eliminazione di Gauss, ve la ricordate? Qui, in questo caso, penso che t sia diverso da meno più 2, ok? Quindi mi garantisco che c'è solo un'unica soluzione che soddisfa a quel sistema e questa soluzione è 0, 0. Quanto vale la matrice hessiana nel punto 0, 0? Adesso occhio! Guardate la questione perché è importante. Quanto vale la matrice hessiana nel punto 0, 0? Uno, è la prima volta che la vedete, viene un po' di tristezza. E dice, quanto vale la matrice hessiana nel punto 0, 0? Quanto vale? C'è XY. Ci crea problemi con XY. Colpo di fortuna? Vuol dire che non dobbiamo neanche sostituirlo. Questa è anche la matrice hessiana nel punto 0, 0. E uno, e voi adesso mi dite una cosa però. Attenti. Quali sono le funzioni di una variabile nelle quali la derivata seconda è una costante? E cioè le parabole. Ok, vedete che è uguale alle parabole? Uguale, tale quale, questa qua è come se fosse una parabola. Anche nelle parabole, se io faccio x alla seconda e faccio la derivata, prima mi viene 2x e derivo ancora mi viene 2. Quella la chiamo derivata seconda, funzione derivata seconda, f secondo di x uguale a 2. Metto f secondo di x, anche se in realtà la x all'interno non compare. Quindi non è un male se la derivata, se la matrice hessiana non contiene x, anzi meglio. Adesso andiamo qua. E Emil, visto che ci ha portato in questo disastro di esercizio, mi trova chi sono i minori principali di guida e i minori principali. Messi nell'ordine giusto, magari. Vedo che gli elementi della diagonale. Poi. Adesso. Metto così. Mi torna? Dall'alto. Il primo. Che me l'hai chiesto tu. Ok, il primo in alto. Vado giù. Quindi il primo è tutta la matrice. Quindi. Concludi l'esercizio. Allora, vedi che ho trovato una contraddizione come ho ricevuto prima, e cioè se t è maggiore di, se t è maggiore di 2 e minore di meno 2, ok? E cioè se t sta tra meno 2 più infinito unito, sì. Sì, ho sbagliato io. Meno infinito meno 2 unito a 2 più infinito. Allora cosa succede? Che questo oggetto qui, com'è che è? Oh, la parabola, fermo. Parabola, rivolta verso il basso, ok? In cui questa è una parabola rivolta verso il basso, in cui questo è meno 2, questo è 2. Ok, guarda, va piano. Guarda qua, questo qua è negativo, quindi questo oggetto qui è negativo, quindi quella lì è indefinita, perché se questo è negativo, vedi che se questo è negativo e questo è negativo, non può essere né semidefinita positiva né semidefinita negativa, perché l'ordine pari dovrebbe essere positivo. Perché parabola? Rivolta verso il basso. Sto ipotizzando di essere qua, è negativa, no? Tuttavia, se ti è compreso tra meno 2 e 2,
quello lì è positivo, e quindi questo è più, questo è più, e quindi il punto è un... Cazzo! Minimo, minimo, locale, stretto. Pigliatelo, vi prego, pigliatelo. Pigliatelo, per favore. No, devo stare lì. Attenti, ma che ho capito. A te, ragazzi, attenti, Emilio, ascoltami, guarda, non confondere, non confondere questa parabola con il comportamento del punto, ok? Questa parabola che ti ho disegnato qui ti dà solo il segno di questo oggetto qui, che è il segno di questa cosa qua. Allora, attento, quando siamo qui fuori, vedi, T, guarda il determinante, T è il determinante è sicuramente negativo. Quindi il numero che hai qui e qui è sicuramente negativo. Ma allora guarda, vedi che non può essere né semidefinita positiva né semidefinita negativa. Perché semidefinita positiva dovrebbe essere maggiore o uguale tutti e due. E lui è negativo. E invece semidefinita negativa, questo deve essere positivo, negativo, minore o uguale. Questo positivo ancora non funziona. E quindi se siamo qui fuori, vuol dire che questo oggetto qui, che questo qui, questa matrice qui, è indefinita, che è quello che mi chiedevi tu prima. Tu mi dicevi prima, prof, ma se c'è solo 2 e 2, e beh, a me sembra che sia sempre indefinita. E infatti, vedi, nella maggior parte dei casi, vedi che lei è indefinita. Qui è indefinita, qui è indefinita, ma quello che succede è che se T sta qui dentro, ok, il determinante è positivo. Quindi il numero che tu metti qui, 4 meno T4, è maggiore di 0. E quindi hai maggiore di 0, definita positiva, minimo locale stretto. Ok? Quindi, per risponderti, non è vero che quando questi due sono uguali, è sempre indefinita. È solo che buttando i numeretti a caso è più facile beccarne uno qui dentro che non in questo intervallo. Solo questo. Non ti sei arrabbiato, no? Bene. Allora, mi serve... Fatemi controllare il tempo perché non ho... Ho ancora un po' di tempo, sì. Allora, mi serve l'ultima cosa sulle funzioni a più variabili, ottimizzazione libera, che è l'equivalente della concavità e convessità. Allora, ragazzi, torniamo a n uguale a 1, un'unica variabile. Vi ricordate cosa voleva dire quando una funzione è convessa? Allora, vi ricordate che abbiamo date tre condizioni? Allora, cominciamo da quella più facile. Però intanto, per parlare di convessità e di concavità, in ogni caso mi serve che il dominio sia un insieme convesso. Che per R uguale a 1 significa essere un intervallo. Ok? Ci siamo, ragazzi? Bene. Poi abbiamo detto che dire che è convessa o che è concava significa, prima di tutto, prima condizione, sicuramente il dominio deve essere un insieme convesso, sia per convessa che per concava. Ok? La seconda condizione invece ci chiede che, e qui abbiamo detto, ci sono tre possibilità, possiamo scegliere in qualche modo la difficoltà che vogliamo noi, quella che sicuramente è più facile da utilizzare è derivata seconda di x
Come? Convessa, maggiore o uguale a 0 per ogni x appartenente al dominio. Concava, minore o uguale a 0 per ogni x appartenente al dominio. Attenti ragazzi, succede una cosa diversa da prima. Prima calcolavamo la derivata della funzione nel punto matriciale, nel punto stazionario. Qua ci viene richiesto che cosa? Che la derivata seconda, che corrisponderà alla matriciale, sia semidefinita positiva, semidefinita negativa, dove in tutto il dominio della funzione. Mi avete seguito? Quindi in quel caso dovrà lavorare con delle disequazioni, a meno che non sia particolarmente fortunato, cosa che vi succederà tra un attimo. Quindi, cosa diventerà questo oggetto qui per n maggiore di 1? Diventerà convessa o concava? La prima cosa, il dominio di F deve essere convesso. E qui ragazzi è difficile, a occhio è difficile qua. Difficile convesso, perché mentre prima convesso in dimensione 1 voleva dire l'intervallo, convesso in dimensione 2 è un oggetto laterale. Ad esempio, i punti interni al margine circonferenza sono convessi. Ci siete? I punti interni, un cerchio è una figura convessa. Se tornate in terza elementare, ok, quando il mondo era bello e non eravate tristi, la maestra vi ha fatto questa cosa qua. Ha detto, guarda, questa si chiama spezzata. Ah. E questa si chiama spezzata chiusa. Ma dai. E poi questa si chiama spezzata chiusa intrecciata. Intrecciata. Allora, Boni, allora avete detto, cos'è un poligono? È una spezzata chiusa non intrecciata. Terza elementare. Poi avete fatto spezzata chiusa non intrecciata. E allora quello secchione della classe ha detto, eccolo, questo è un poligono. E la maestra ha detto, no, perché questo fa schifo. Perché? Perché i poligoni belli sono quelli convessi. Ah. Bravissima. E cioè tutti gli angoli, lei ha detto in modo raffinato, tutti gli angoli devono andare fuori. Tecnicamente si dice tutti gli angoli devono essere interni, devono essere più piccoli di 180 gradi. Ok? Allora, questo qui non va più bene, perché vedete che è più grande di 180 gradi. Ok? E questo invece è un poligono, e allora l'avete chiamato poligono convesso. Ok? E spesso quando si dice poligono si sottointende convesso. Cosa voleva dire convesso? Voleva dire che presi due punti qualsiasi del poligono, il segmento che li congiunge è sempre contenuto lì dentro, sempre. Vedete? È la definizione di sottoinsieme convesso. Prendo due punti e tutto il segmento che li congiunge è sempre contenuto lì dentro. Mentre questo, vedete, non è convesso. Attenti, non si dice concavo, si dice non convesso. La funzione è concava e convessa, ma l'insieme è convesso e non convesso. Vedete? Non è convesso perché usciamo. Ed è il motivo per cui l'angolo deve essere com'era? L'angolo deve essere in fuori. Okay. Se l'angolo in fuori è convesso. Attenti. Adesso possiamo fare anche cose più strane. E cioè un'ellisse
è un insieme convesso, ok? Non ha lato, non è un poligono, ovviamente, ok? Una circonferenza è convessa. Di solito in economia non andate a diventare matti su queste cose qui, e quindi mi fermo qui. Perché le funzioni con cui lavorate generalmente sono definite o su tutto Rn, che essendo tutto lo spazio è convesso di suo, perché qualsiasi volta prendete un segmento avete preso tutto lo spazio e quindi è convesso di sicuro, oppure prendete semipiani, ad esempio tutti gli x positivi, che vorrebbe dire tutti i punti che stanno qui. Vedete che è un insieme convesso, ragazzi? È illimitato, ma è convesso. Prendete due punti qualsiasi e il segmento che li congiunge è sempre contenuto lì dentro. Ci siete, ragazzi? Vi torna? Dubbi, problemi? Quindi, tranquilli. La prima ipotesi, però è importante che la ricordiate, che una funzione è, perché una funzione sia concava o convessa, è necessario sia definita in un insieme convesso, che è un intervallo in R1, e invece non sappiamo cosa, ce ne sono mille possibilità in Rn. Qual è la seconda condizione? La seconda condizione è che la matrice essiana calcolata in un generico punto x1, x2, xn appartenente al dominio deve essere come? Facile, dai. Convessa, perché se è convessa la matrice essiana deve essere semidefinita positiva. Allora, semidefinita positiva mentre semi definita negativa nell'altro caso, ok? Concava. Mi raccomando, per ogni, come prima, per ogni x1, x2, xn appartenenti al dominio della funzione f, ok? Quindi se globalmente, se la matrice è sempre semidefinita positiva e semidefinita negativa, allora è convessa. E per rispondere ad Angelo, cosa, qua c'è qualcosa che corrisponde a definita positiva e definita negativa? Sì, funzioni strettamente convesse, ok? O strettamente concave, sono quelle che si comportano in modo che la derivata, te la faccio su qui, ragazzi, però allora dimensione 1, ok? Vi ricordate che cos'è che abbiamo detto per convessa? Abbiamo detto una funzione è convessa se, presa la retta che congiunge i due punti, la funzione sta tutta sotto la retta. Se quella sta tutta sotto la retta è un minore stretto, la funzione è strettamente convessa. Se è un minore uguale, la funzione è solo convessa. E cioè, questa è strettamente convessa, questa qui è invece solo convessa, non strettamente convessa, ok? Quindi un poligono, in qualche modo, se il grafico è un pezzo di poligono che non si chiude, però è una spezzata che non si chiude, allora è solo convessa. Se invece è una parabola, quella lì è strettamente convessa. A noi interessa semplicemente convessa, non mi chiedo strettamente convessa. Perché vi rompo le balle con questa cosa qui?
Perché vi ho, ragazzi, perché è importante, e anche se negli ultimi minuti dovete seguirmi. Perché il micro è fondamentale che vi ricordiate questa cosa qui. Cioè, così come in dimensione 1, vi ricordate, derivata per, se voi avete una funzione convessa, f di x convessa e f primo di x stellina uguale a 0. Cosa potete dire subito? X stellina minimo globale o assoluto. Ok, questa in micro è fondamentale perché, vedete, vi permette di bypassare il fatto che sia convessa, vi permette di bypassare l'analisi della matrice della derivata seconda in questo caso, e vi dice direttamente: ho trovato il minimo globale, cosa che è importante perché, se ci pensate, fino adesso abbiamo sempre trovato minimi e massimi locali o relativi. Cosa diventa questo in n variabili? F di x1 xn convessa. E come facciamo a provarlo? Beh, lo proviamo utilizzando la matrice hessiana. Allora, gradiente in un generico punto x star 1 x star n uguale a vettore nullo implica x star 1 x star 2 x star n, cos'è? Minimo globale o assoluto. Ragazzi, mi avete seguito? Stessa cosa con concava, solo che questo si chiama max e questo si chiama max. Ci sono? Allora, posso prima, mi interessa più l'altro, posso, ti rispondo dopo, mi permetti? Ragazzi, vi è chiaro questo? Scusami, ti bypasso un attimo solo. Ragazzi, vi è chiaro questa cosa qua? È chiara a tutti, guardate che è importante. Vi permette, prima di rispondere al vostro collega, che mi chiede un chiarimento sulla differenza tra strettamente convessa e convessa, mi permetto di farvi tornare all'esercizio di Emil di prima. Ok? Questo, e pensate che t sia uguale ad 1. Ok, guardate quella funzione lì per t uguale ad 1. Com'è che è la sua matrice hessiana? T uguale a 1 vuol dire che qui avete 2, 1, 1, 2. L'ho messo apposta in modo da fare i conti facili. Ok, Quant'è il minore principale di guida? E tanto, osservate, la matrice hessiana è sempre la stessa. Non è importante il punto in cui la calcolo, ricordate che l'abbiamo detta. Quindi, se questa è definita positiva, allora vuol dire che non solo è definita positiva in 0, 0, ma è definita positiva ovunque. E quindi la matrice è, la funzione è convessa. Guardate, se qui mettete 1, qui vi viene 4 meno 1, e cioè 3, vedete 2, 3, tutti e due strettamente positivi, la matrice è definita positiva, la funzione iniziale è convessa. Ma allora il punto 0, 0 che abbiamo trovato qui non solo è un minimo locale, ma è anche globale. Bravissima. Mi avete seguito, ragazzi? E cioè, quando la matrice non solo è convessa in un punto, ma è convessa in tutto il dominio, quando la matrice hessiana è convessa non solo in un punto, ma è convessa in tutto il suo dominio, allora le condizioni necessarie al primo ordine, la stessa cosa, essere condizione,
poco ve le trovate scritte in microeconomia. Ci siete? Mi avete seguito? Sì, in questo caso è definita positiva, giusto? Angelo dice, Raffa, lei mi ha detto semidefinita positiva, adesso che abbiamo provato definita positiva, perché di Angelo? Se lei dice definita positiva, allora sicuramente è anche semidefinita positiva, infatti se un punto è un massimo locale stretto, allora sicuramente è anche un candidato massimo locale stretto. Quindi cos'è che ho fatto? Ho provato quella più facile, ma tecnicamente avrei potuto provare anche di qui, e vedi che veniva maggiore uguale a zero, maggiore uguale a zero, maggiore uguale a zero, anche dall'altra parte. Quindi hai perfettamente ragione, mi bastava meno, ma quando è vale definita positiva o definita negativa, automaticamente ho anche semidefinita positiva e semidefinita negativa. No, 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 questa è una bella domanda. Il vostro collega mi dice, Prof, qua io ho visto una cosa, e cioè, qua la matrice non dipende da XY, e quindi sicuramente se è definita semidefinita positiva o semidefinita negativa, lo posso espandere a tutto quanto il dominio. Ma è solo questo il caso? La risposta è no. E cioè, quello che può succedere è che a volte ci sono le variabili, ci sono le variabili, ma risulta lo stesso semidefinita positiva o semidefinita negativa. Ti faccio un esempio. No, 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 no. Non sporco questa, guarda. Questa è proprio stupida, ok? Questa è quella più stupida che mi viene in mente, ok? Se quella lì è una matrice hessiana, vedi che ci sono le variabili. Ma posso... Guarda, attento. Non ti piace il quadrato? Cioè, no, oppure faccio in modo... Attento. Faccio in modo che il prodotto in qualche modo divenga sempre positivo o sempre negativo. No, attenzione, non ce ne sono, cioè, chiaramente è più difficile, okay. E quelle più facili invece sono quelle che sono costanti, ma l'idea è quella lì. E quindi no, non vale, questa ti dice la cosa importante. Non è vero che le funzioni concre o convesse in Rn hanno una matrice siana costante. Non è detto. Quelle lì sicuramente possono essere un caso facile, ma ce ne sono sicuramente le altre. Altre domande? Se no poi rispondo al vostro collega qui. Allora, torno un attimo indietro. E... Guarda, la differenza tra questo, tra questa qui, che è fatta da tre spezzate, ok? Sono tre segmenti. Allora, questa funzione qui è convessa, ma non è strettamente convessa. Perché? Quando è che è strettamente convessa? Quando comunque io prendo dei punti, ok? Comunque prendo x1, x2 nel dominio, tutte e due hanno dominio più infinito, R. Comunque prendo due punti, la funzione si dice così. F di x è minore di, adesso,
fammi un attimo fare i conti, mi fermo un attimo. Ragazzi, vi prego, sì, eccolo qua. Allora, quella lì è l'equazione della retta, vedi? È l'equazione della retta che passa per il punto. X, guarda, se x è uguale a x1, ti viene f di x1. Se x è uguale a x2, ti viene f di x2. Ed è una retta in x. Quindi è questa roba, quella che ho disegnato in rosso. Vedi, la funzione strettamente vuol dire che la funzione deve essere più piccola della retta per ogni x1, per ogni x che appartiene a tonda x1, x2. Quindi dentro lì deve essere, vedi che la parabola sta sotto, mentre questa coincide con la retta. Se io poi prendo questo punto qui e questo, allora uno dice, in questo caso andrebbe bene, ok? Ma questo deve valere per ogni x1, x2. Quindi tu, se tu prendi due punti x1, x2 qui dentro nel segmento, allora li porti su, la parabola sta sotto, ma la retta coincide. Ti ho risposto? Quindi, se deve essere proprio per ogni coppia di punti e all'interno di quel segmento, la funzione deve stare tutta sotto alla sua retta. Quindi questa è solo convessa, mentre questa è strettamente convessa. Chiaro? Ragazzi, mi raccomando, domani mezzogiorno e mezzo. Ok. Sì, poi mi da, guarda, chiedo solo una cosa, se mi hai la pazienza ti mando questo perché poi mi dimentico e combino uguali. Dimmi. No, ho capito. Abbiamo trovato a trovare questo punto qua. Questo punto stazionario. Guarda, sì. Potresti fare tutti quanti con decine. Va bene. Guarda, tu sistema, no? Vieni il sistema. Questo è un sistema, due equazioni di incognite. È un parametro. Sono questo sistema di equazioni di incognite. E vedi che deve essere uguale a 0, 0. Quindi è un sistema omogeneo. Sistemi omogenei, tutti hanno sempre la soluzione x uguale a 0, y uguale a 0, sempre. Tutti i sistemi omogenei, non solo questo. Infatti, guarda, metti il posto di x0, 2 per 0, più t per 0, 0, uguale a 0. Sempre. In realtà, due rette che passano per l'origine, cazzo, sempre 0, 0. Ci passano, ok. Però potrebbero passare, potrebbero esserci infinite soluzioni. Le due rette potrebbero essere coincidenti e passare per l'origine. Quando è che sono coincidenti e passano per l'origine? Quando il determinante di questa cosa qui è uguale a zero, e cioè nei punti più 2 meno 2, che abbiamo buttato via apposta. Ok, quindi 0, 0 qui è l'unica soluzione del sistema omogeneo. Se tu non sei convinto, calcoli la x da questa. X uguale, la sbatti dentro qua sotto, raccogli la y e ti verrà y che moltiplica, aperta la parentesi in tonda. 4 meno t quadro chiusa uguale a 0. E a quel punto, se questo è diverso da 0, ti viene x uguale a 0 e lo sostituisci sopra y uguale a 0. Però attento, guardali, perché li chiediamo in un sistema omogeneo. Occhio, sono, quindi secondo me ti manca un pezzettino di algebra lineare relativo ai sistemi omogenei. E ce ne sono delle registrazioni, guardalo, perché secondo me te lo sei perso. Se mi dici questa cosa qui, io prima l'ho chiesto se i valori principali e principali la fossero tutti uguali a zero, che non succede. Ma se fossero tutti uguali a zero, il determinante non è uguale a zero. Sì. Quindi la solita sono infinite soluzioni per il sistema. Ma dipende, perché tu stai ipotizzando che il sistema sia lineare. Ma non ho mica detto che il sistema sia lineare. Se non è lineare, non vale questa cosa. Cioè, e poi, se è lineare il determinante. Ok, e poi stai facendo confusione tra le matrici.
cartesiana e la matrice che definisce il sistema. Una è il gradiente, l'altra. Quindi cercate di normale, guardate, prima volta è normale, cercate di tenere separati gli argomenti. E soprattutto, attenzione che non è detto che il sistema che vi trovate a fare sia sempre un sistema lineare. Abbiamo fatto apposta il caso. Ok, l'ho scelta apposta, questo è particolarmente semplice per ricordarvi che, occhio che, non è mica detto che sia lineare. Vedete che non è lineare? Variabili separabili. Sì. Sono primo valente. Posizione a bordo? Posizione iniziale. Sì. Y uguale? Ho trovato la Y. No, no, bella posizione iniziale. Manca la posizione iniziale. Quella qua. Ah, sì, ok. È giusto che tu sei impazzito. Perché è il caso? E quindi la soluzione è senza niente. Ed è ovvio, e guarda che lo fa, succede una volta, e poi, visto le gestioni che hai fatto, sono d'accordo, non ti succede più. Perché? Perché basta mettere al posto di x, questa diventa 0, giusto? E quindi vuol dire che la soluzione è costante, quindi vale sempre. Quindi tutto questo non serve assolutamente a niente. È meglio che ti sia successo adesso, perché se succede l'esame, perdi 30 minuti di tempo e non risolvi l'esercizio. Ok? Mentre ti succede adesso, la prima cosa che farai in futuro è controllare se questo soddisfa questa. Attenzione che abbiamo messo dentro, qualcuno ce ne succede nell'esame. Proprio per vedere se vi ricordate. Per me è un colpo di culo se compare, perché vuol dire che l'equazione differenziale ce l'avete gratis. Non dovete fare neanche un conto. Però se uno non si è accorto, non ha studiato tutti i dettagli di questa roba qua, è morto. Va bene, grazie. Niente, scherzi. Wow. Che ha determinante 4 meno t alla seconda per gli estremi ad a posto 40. No, non ho capito. No, vedi, perché io gli ho detto, no? Buttiamo via. Allora, vedi, buttiamo via il punto meno 2,2 in cui ci servono infinite soluzioni, che non mi piace. E le atteniamoci tutti i valori possibili di t. Se t sta agli estremi, vuol dire che questa parabola qui, 4 meno 4, assume un valore negativo, giusto? Perché pensa che questo sia t, perfino, questa è la parabola, 4 meno t quadro, è una parabola rivolta verso il basso, certo. E quindi lei è positiva qui e negativa qui, qui è più, qui è meno, quindi vuol dire che questo oggetto qui è più, se siamo fuori, questo qui è meno, e anche questo è meno, ci sei? Ci siamo qua? Ma allora vedi che non può essere né semidefinita positiva né semidefinita negativa, perché qui è 2, qui è 2, questo sarebbe un valore negativo, metti meno 5, ok? Ma 2 e 2 meno 5 non soddisfa né, non sono né tutte e due maggiori o uguali a 0, né alterano il segno, perché dovrebbe essere minore o uguale e maggiore o uguale, invece è maggiore o uguale e minore o uguale, e quindi è indefinita, vedi, I e I. Quando siamo qui dentro invece, qui dentro, vuol dire che questa parabola è positiva. Quindi abbiamo più e più. E quindi vedi, questo è maggiore estratto di 0, questo è maggiore estratto di 0, quindi qui è definita positiva. Ti ho risposto? Sì. Non ho capito cosa volevi dire, a posto uguale a 0, non posso dire uguale a 0. No, ma nel 4 meno t alla seconda, ok. Nel caso in cui sia meno 2, ci sono di soluzioni. Sì, esattamente, lasciamo stare, in caso di non abbia neanche trattato. Ci sono infinite soluzioni. Ci abbiamo preso meno 2 e 2, come diciamo. Allora, aspetta, meno 2 e 2 significa che questa roba qui ha infinite soluzioni. Certo. Che sono le condizioni necessarie. Ok. Perché hanno infinite soluzioni? Perché questa qua, guarda, sarebbe x uguale a meno t mezzi y.
Sostituiamo sotto, diventerebbe meno t quadro mezzo y più 2y uguale a 0. E cioè y che moltiplica t alla seconda meno 4 uguale a 0. Ok. Okay. Ah, quindi, okay, sì. Quindi attento, hai infinite soluzioni. Non confondermi, questa, quell'altra, queste sono le condizioni necessarie. Ok, quindi qui, questo qua mi ha permesso di dire, se t è diverso da più o meno 2, nelle condizioni necessarie ho un unico punto stazionario che è lo 0, 0. Poi, la stessa analisi, ma è un caso, in realtà non è un caso, ma non importa, la stessa analisi mi permette di dire questo è proprio anche il determinante della matrice hessiana completa intera. E quindi lui è positivo qui, negativo qui, dove è negativo è indefinita, dove è positivo è definita positiva, ma questo indipendentemente da questa parte qua è sempre lo 0 0 di cui facciamo riferimento. Beh, è un esercizio non canonico, diciamo. No, il P assolutamente no, parametrico di certo non lo mettiamo, certo. Però mi hai capito? Sì, no, è un parametro, sì, è un parametro. Quello che mi interessava è rispondere dicendo, se t è uguale a 0, questa è definita positiva, anche se la forma 2, 2, 0, 0. Sì, se t è 0 è praticamente qua, cioè nel senso... È definita positiva, sì, però è qua, attento. Ma questo non vi dice niente su questa parte qua. Se t è uguale a 0, t è uguale a 0, tu hai lo stesso la soluzione 0, 0. Quindi hai il punto stazionario che è 0, 0. Ti interessa capire chi è sto 0, 0? Quant'è? Beh, avresti che il minore principale di Guido sono 2 e 4. Quindi è definita 2 e 4. Questo intervallo qua non serve a nulla. Cos'è? Questo intervallo qua non serve a nulla. Ci sono soluzioni che può assumere T perché sia negativa. Definita? No, perché sia indefinita la matrice. Se T è 3, questa matrice qua, 2, 2, 3, 3, è indefinita. 0, 0 è ancora il punto, ma lei è indefinita. Sì, perché allora qui è il suo valore. 3 fa 9, meno 9, meno 9, meno 5. Ok. È questo che volevo cercare di trasmettervi. Sì. Torno allora, ci sono, devo riguardarmelo un attimo. Caso, secondo me sì. Dividi le condizioni necessarie al primo ordine dalle condizioni sufficienti. Tieni separate. E... non è un caso, ma che ti fa fare casino, sai cos'è? Che questa che è la matrice che definisce le condizioni necessarie è anche la matrice hessiana. Vedi che sono uguali? È un caso? Uno dice, è un caso? In realtà non è un caso. Funziona per tutte le quadriche. Però lì e quelli no, li lascia stare. Va bene, li lascia stare una cosa in più. C'è nel libro, si può, c'è spiegata. Sì, no. Però... va bene, grazie. Osto, devo, aspetta che devo chiudere questo. Grazie, arrivederci. Ciao. Chissà come è venuto.